Buongiorno amici e ben ritrovati sul canale. Allora, prima di cominciare questo nuovo video, vi voglio ricordare una cosa molto importante, e cioè che Siccomago non è un canale di scommesse, ma è un canale di sport e di sport soprattutto tratta. Pertanto noi non ci assumiamo responsabilità sulle perdite avvenute sui nostri pronostici, che forniamo solo con spirito di condivisione e con l'intento di costruire un dibattito. Ecco, questa è una cosa molto importante che non vi dovete dimenticare. Detto ciò, facciamo un passettino indietro e andiamo a analizzare quello che è successo nella scorsa settimana di calcio. Allora, direi che non è andata male, non è andata male. Abbiamo sfiorato un incredibile filotto, infatti su 9 partite ne abbiamo sbagliata solamente una, che è anche la prima che si è disputata, che è il Paris Saint-Germain che ha steccato in casa. Per il resto è tutto filato liscio, diciamo, le partite si sono messe subito al meglio, anche le partite in gol giocate. Infatti, non appena ho visto il gol del Brighton e del Lecce in trasferta, ero quasi sicuro che le partite si sarebbero concluse appunto in gol. Per il resto, direi molto bene, quasi inaspettato, perché dopo un inizio così al venerdì, steccare subito la prima, insomma, non c'era aria non tirava un buon vento, ecco, diciamo. Invece abbiamo chiuso 2 schedine su 3 ed è andata bene, insomma. Io dico sempre che l'importante non è perdere, abbiamo anche guadagnato qualcosina, quindi va bene così. Detto ciò, partiamo con le nuove giocate di questa settimana. La prima è questa qui. Allora, Leverkusen, Heidenheim 1, Manchester City, Nottingham, over 3,5. E Milan Verona 1. Allora, Leverkusen momentaneamente primo in classifica, incontra la neopromossa Heidenheim, che mi ha già fatto perdere una schedina un paio di settimane fa, pareggiando in casa del Borussia Dortmund per 2-2. Heidenheim, che comunque è una squadra che segna parecchi gol, però vedo qua favorito il Leverkusen, che dovrebbe imporsi in casa, insomma. Non dico facilmente, ma perché di facile, come abbiamo visto, non c'è nulla, ma diciamo che ci sono ottime possibilità, infatti anche la quota è molto bassa. Ecco, questo invece, Manchester City-Nottingham, mi ispirava molto l'over 3,5 perché la quota è molto alta, che è un 1,95 se non sbaglio. Quindi un 1,95, un Manchester che segna parecchi gol, si può rischiare assolutamente. Milan-Verona 1, per ovvi motivi, il Milan viene da una debacle incredibile nel derby, ha fatto una buona partita di Champions contro il Newcastle, gli è solo mancato il gol perché ha bombardato il portiere del Newcastle, quindi il Milan ha chiamato una reazione e quindi l'1 ci sta tutto. Seconda giocata, Sassuolo-Juventus X2, Dortmund, Wolfsburg, under 4,5 e Lazio Monza 1. Allora, ok, partiamo subito parlando del Sassuolo, che Sassuolo un po' diverso negli ultimi anni, secondo me si è parecchio indebolito e la Juventus sta vivendo un buon momento di forma, quindi l'X2 mi sembra molto probabile. Dortmund-Wolfsburg, questa vedi prima Manchester City, è una quota che mi piace parecchio perché qua l'under 4,5, se non ricordo male, è dato 1,35, quindi direi che si può giocare anche se il Dortmund in casa è una squadra che fa parecchi gol, in difesa non è brillantissimo. Se finisse anche con 5 gol questa partita non mi stupirei, però diciamo che la quota era troppo allettante per non giocarla, ci siamo presi dei rischi, ecco, diciamo. Lazio Monza 1, anche qui la Lazio, deve dare un segnale, deve assolutamente vincere questa partita. La Lazio che si trova un po' indietro in classifica, c'è stato qualche passo falso
oltre comunque alla bella vittoria che c'è stata a Napoli un paio di settimane fa. E Lazio quindi per me favorita su un Monza che sì, non gioca male, ma tra le due la Lazio insomma è favorita in questa sfida. Terza giocata, Empoli-Inter 2, Barcellona-Celta Vigo 1 e Paris-Saint-Germain-Marsiglia 1. Allora, l'Empoli a mio avviso è la squadra peggiore finora in Serie A, assolutamente. 0 gol fatti, 12 subiti. L'Inter è prima in classifica, una macchina da reti, quindi non vedo altro risultato che non sia il 2. Barcellona, Celta Vigo, il Barça sta vivendo un ottimo momento, segna raffiche di gol. Il Celta Vigo, pensate un po' che nelle prime partite ne ha fatte 3 in casa, non ha segnato neanche una rete. E quindi Barcellona super favorito. Paris Saint-Germain-Marsiglia, il riscatto lo chiamo io questo, nel senso che dopo una sconfitta casalinga nell'ultima giornata, qua il Paris deve assolutamente vincere, altrimenti la vedo dura, soprattutto per il morale. Marsiglia che comunque quest'anno non ha ancora perso e vedremo, insomma, vedremo. Ecco, diciamo che queste sono le mie 3 proposte per questa settimana. Vediamo se riusciremo a fare meglio dell'ultima volta. È difficile fare meglio perché fare filotto non è assolutamente facile, anzi, è più facile sbagliarle che prenderle. Però, insomma, non si sa mai, non si sa mai. Vi ricordo una cosa importante comunque, che la palla è rotonda e quindi attenzione soprattutto quando si giocano dei soldi, attenzione, usare la testa e essere sempre moderati, questo è il mio consiglio. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana e un bacio a tutti e ci vediamo presto per il prossimo video. Ciao!